Buongiorno, stamattina nostra ospite è la Fondazione Ugo Spirito Renzo De Felice. I telespettatori di Spazio Libero la conoscono, è una fondazione che si occupa di studi storico-filosofici sulla scia appunto del pensiero di Spirito e De Felice, ma con uno sguardo sempre accorato all'attualità, alla lettura e all'analisi dei fatti di oggi e che del presente, diciamo, si occupa e prende anche tutte quelle che sono le nuove tecnologie, le nuove forme di comunicazione. Stamattina in studio con me c'è il direttore della Fondazione Andrea Ungari, che è professore ordinario di storia contemporanea all'Università Guglielmo Marconi di Roma. Buongiorno e benvenuto, professore. Buongiorno e grazie. In collegamento abbiamo anche Matteo Antonio Napolitano, docente di storia contemporanea, anche lui all'Università Niccolò Cusano di Roma. Buongiorno anche a lei, professore. Buongiorno e grazie. Allora, professor Ungari, noi veniamo da due anni difficili di pandemia che insomma ha messo a dura prova tutti noi, ma anche il lavoro di voi storici. La Fondazione, diciamo, ha mantenuto le sue attività, alcune in presenza, alcune online. Come avete retto all'urto del Covid? Beh, direi che abbiamo retto bene, anche se la situazione è stata ovviamente complessa, però abbiamo avviato nel corso del 2020 tutta una serie di iniziative, la prima proprio durante la fase del lockdown che si chiamava le pause dello spirito, in cui abbiamo chiesto a degli amici di fare dei contributi, delle riflessioni da mettere ovviamente online sul nostro sito e sulla pagina Facebook, e poi però dopo la fase un po' più rigida del lockdown nel secondo semestre del 2020 abbiamo comunque ripreso abbiamo continuato a fare le attività online almeno fino alla fine del 2020, per questioni di sicurezza, perché poi a partire dall'ottobre-novembre era di nuovo ripartita questa ondata di chiusure, quindi abbiamo preferito proseguire con questa attività in sicurezza online. Ecco, però anche l'archivio, che è uno dei punti di forza della vostra fondazione, ha continuato a incrementare, diciamo, l'acquisizione di fondi, e tra le novità più interessanti c'è sicuramente questo carteggio tra il pittore aristocratico russo Aleksandr Volkov ed Eleonora Duse, oltre 300 lettere, e noi andiamo a scoprirne un po' di più con Marina Giraldi. La biblioteca e l'archivio della Fondazione custodiscono molti documenti e libri riguardanti le destre italiane, ma sono qui conservati anche carteggi molto particolari. Ce ne può parlare? La Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ha ricevuto in dono un fondo documentario di 303 lettere che Eleonora Duse, la divina attrice secondo la definizione di Gabriele D'Annunzio, ricevette dall'aristocratico russo Aleksandr Volkov nel periodo della loro relazione. Le lettere coprono il periodo 1891-1892 e sono scritte in francese e sono inframmezzate da schizzi e disegni che Volkov, pittore allora in voga in un certo ambiente aristocratico, vergava per fornire suggerimenti all'attrice a proposito della sua recitazione. E come ha notato la professoressa Anna Sica dell'Università di Palermo, che ha pubblicato le lettere, da questi suggerimenti si può forse intuire un certo itinerario artistico dell'attrice. Le lettere furono consegnate da Eleonora Duse nel 1923, Eleonora Duse era in partenza per l'America per la sua ultima tournée, all'amica Christiane Thum Salm. In realtà, a causa proprio della scomparsa di Eleonora Duse, la Thum Salm tenne con sé le lettere e di passaggio familiare in passaggio familiare giunsero alla signora Sophie Mensdorf Pouilly, che in anni recenti le ha studiate e ha deciso poi di donarle ad una istituzione che potesse valorizzarle e conservarle.
volte Folkoff scriveva due lettere al giorno ad Eleonora Duse, e quindi è stato un po' un rapporto a distanza. Peraltro in quel periodo probabilmente la Duse era ancora impegnata sentimentalmente con Arrigo Boito. Naturalmente la Fondazione conserva numerosissimi fondi, a partire da quello del filosofo Ugo Spirito, fondo sia archivistico sia bibliotecario, un fondo bibliotecario di più di 10.000 volumi, per consentire ai ricercatori di avere un corpus bibliotecario e archivistico che possa supportarli nelle loro ricerche. Professor Ungari, allora gli archivi, la ricerca delle fonti dirette è fondamentale per voi storici, ma anche la condivisione poi dei contenuti e la comunicazione è sempre più multimediale. L'ultima frontiera forse è quella dei podcast, che sono uno strumento agile che piace molto ai giovani e anche ai meno giovani. E voi ne avete realizzato uno sulla storia, diciamo, lunga e travagliata del confine orientale del nostro paese. Come è venuta questa idea e come mai questo tema? Ma questo tema rientra in una riflessione complessiva che la Fondazione ha sempre portato avanti sulle questioni dell'Alto Adriatico, e abbiamo realizzato questo strumento insieme alla Federesuri proprio per cercare di dare ai giovani una panoramica complessiva delle vicende, delle relazioni tra l'Italia e gli stati rivieraschi dell'Adriatico, cercando di far capire questa complessa relazione che infatti parte dal XIX secolo poi per tutto il XX secolo, quindi senza estrapolazioni che in qualche maniera possono essere distorcenti. Quante voci avete messo insieme? Sono stati 18 professori universitari da più parti d'Italia che si sono radunati in più sedi, una sede a Verona e una sede a Roma, e devo dire che insomma il lavoro è stato abbastanza complesso, quello di coordinare tutti questi. Immagino. Predatori. Professor Napolitano, lei invece è da poco tornato dalla Bulgaria, perché lì si sta concludendo un'altra vostra iniziativa in collaborazione anche con altre istituzioni culturali, che fa parte di un progetto europeo nell'ambito del programma Erasmus Plus, che è pensato, mi sembra di aver capito, per giovani di culture diverse, ma è anche molto tecnologico anche questo progetto. Come è sorta anche questa iniziativa, diciamo, e come è andata la sua esperienza in Bulgaria? L'esperienza in Bulgaria è stata molto positiva, ho avuto il piacere di condividerla con il referente italiano del progetto, Michele Pigliucci. Il progetto appunto si inserisce nell'ambito del programma Erasmus Plus ed è stato coordinato dalla Fondazione appunto Ugo Spirito e Renzo De Felice e dell'Associazione Bulgara Pilgrimi. Il titolo è culture.edu ed è un progetto che lega la conoscenza storica, la valorizzazione del territorio e la tecnologia, poiché sono stati realizzati dei modelli 3D di alcuni monumenti selezionati in Bulgaria e nel Lazio, più nello specifico nella provincia di Rieti. Ecco, lei è anche coordinatore della rivista scientifica semestrale della Fondazione. State preparando il primo fascicolo del 2022, ci può anticipare qualcosa? Certo, se il primo fascicolo 2022 è in fase di preparazione, posso anticipare che avremo gli atti del convegno su Dante Alighieri nella storia politica del Novecento italiano, un convegno che è stato realizzato a dicembre dalla Fondazione e finanziato dalla Regione Lazio. Avremo poi un'ampia sezione saggi e torneranno degli inediti. E avremo poi dei documenti originali e le note sul Novecento, che sono un appuntamento ricorrente negli annali. Grazie Napolitano. Professor Ungari, restando al binomio, diciamo, storia-tecnologia, che mi sembra ormai vincente anche per voi, sappiamo che è in corso anche un'altra iniziativa, una collaborazione con Radio Radicale. Di cosa si tratta? Beh, è un'iniziativa importante perché la Fondazione Ugo Spirito aveva un patrimonio di cassette registrate nel corso degli anni, a partire soprattutto dagli anni 80, e abbiamo preso dei contatti con Radio Radicale per realizzare un riversamento di queste cassette sui loro canali e quindi per mettere a disposizione non solo degli ascoltatori di Radio Radicale ma anche per i frequentatori della Fondazione tutto questo patrimonio di conferenze, convegni, presentazioni di libri, ed è un ulteriore passo appunto che la Fondazione sta facendo per cercare di aumentare la propria mediatica
biblioteca, ma anche questa sua digitalizzazione. Grazie, grazie ai nostri ospiti della Fondazione Spirito De Felice. Spazio Libero termina qui, ma termina qui anche questo ciclo della nostra trasmissione, perché noi ci rivedremo dopo il referendum di giugno. Buona giornata a tutti.